La interpellanza numero 07213/002, presentatori Bertola Appendino, Bertola in aula, oggetto il sogno di un'area cani nel centro città, troppo difficile, punto di domanda, risponde l'assessore La Volta, prego assessore, a lei la parola. Grazie Presidente. L'interpellanza presentata dai consiglieri Bertola e Appendino torna su di una questione già affrontata diverse volte, che anche recentemente è stata oggetto di una mia corrispondenza con il quotidiano La Stampa di Torino. Nell'edizione del 29 dicembre scorso, infatti, il giornale cittadino ha pubblicato un articolo relativo al tema della carenza di aree cani in alcune zone della città, con particolare riferimento alla questione dei giardini Cavour, a cui ho risposto ricordando che Torino non è certamente città sprovvista di spazi dedicati ai nostri amici a quattro zampe e che l'amministrazione comunale sta provvedendo ad ampliare questa offerta ogni qualvolta se ne presenta l'opportunità e quindi la possibilità. Attualmente esistono sul territorio comunale 50 aree cani per complessivi 76.000 metri quadrati di spazio utilizzabile. A queste si aggiungeranno presso nuove aree cani, presso il Parco della Colletta nella circoscrizione 7, in via Nichilino nella circoscrizione 9, presso il Parco Rignone nella circoscrizione 2. Queste, come il consigliere sa, sono le prossime aree cani che andremo a realizzare come città di Torino nei prossimi mesi. È un numero quindi consistente che tuttavia non soddisfa in pieno richieste e necessità, soprattutto quelle espresse dai residenti del centro, di questo ne siamo al corrente, territorio nel quale non vi sono spazi attrezzabili allo scopo. A questo proposito va considerato che l'eventuale permesso di condurre un cane senza guinzaglio negli spazi pubblici è sottoposto ad alcune prescrizioni, in particolare le prescrizioni dell'ordinanza del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute, ad evento d'oggetto ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Detta ordinanza, l'articolo 1,3, stabilisce come condurre un cane nelle aree urbane e negli spazi aperti al pubblico per prevenire danni a persone, animali o cose. In particolare, la lettera A si obbliga all'uso del guinzaglio, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni, che sono quelle di cui stiamo parlando. Ai comuni è perciò data facoltà di individuare delle aree apposite per i cani. Sulle caratteristiche che debbano avere tale aree esistono delle indicazioni di massima da parte del servizio veterinario dell'ASL che dicono che un'area cani deve essere uno spazio nel verde, deve essere cintato, deve avere una superficie minima di 1000 metri quadrati, deve avere un punto acqua, deve essere almeno in parte ombreggiata, l'erba deve essere mantenuta corta con tagli frequenti. A tali regole, direi di buon senso, la città cerca di attenersi tutte le volte che si deve realizzare una nuova area cani. Tutte le aree cani realizzate dopo questa ordinanza vanno a soddisfare questi requisiti, non sono contemporaneamente nel centro della città, non sono contemporaneamente realizzabili in alcuno degli spazi verdi esistenti. Questo è il motivo per cui più volte ci troviamo a confrontarci e ribattere questo tema nelle aree centrali della città. Per consentire la conduzione di cani senza guinzaglio nelle aree verdi cittadine in determinati orari, almeno nelle zone dove non ci sono aree cani, occorre perciò verificare da un lato la compatibilità di tale soluzione con l'ordinanza ministeriale, che non prevede deroghe a tempo, ma solo aree cani ben individuate e quindi destinate a tale scopo in modo esclusivo, modificare alcuni regolamenti, il verde, tutela animali, eccetera, assicurare alle aree verdi liberalizzate una gestione adeguata. Con l'obiettivo comunque di trovare una soluzione praticabile conforme alle disposizioni di legge, sta per prendere avvio una sperimentazione di cui già abbiamo parlato nella commissione consiliari competente, nell'area dei giardini dedicati ai caduti nell'Lager nazisti di Corso Moncalieri. Tale sperimentazione ci permetterà di individuare in sicurezza, in orari prestabiliti e con regole di conduzione degli animali appositamente studiate e modulate, aree nelle quali sia possibile consentire ai cani di muoversi liberi dal guinzaglio. Come evidenziato fin qui, si tratta di una soluzione tutt'altro che semplice da adottare e che presenta molte controindicazioni che proprio la sperimentazione dovrà fugare. Nei prossimi giorni, attraverso quindi una specifica ordinanza, si avvierà la sperimentazione e, se come ci auguriamo essa darà risultati positivi, proveremo ad estenderla ad altre zone della città, quali appunto, e in questo caso daremo priorità a queste, il Parco delle Torri Palatine e i Giardini Cavour. Nel frattempo proseguirà, come prima accennavo, la realizzazione di nuove aree attrezzate, a dimostrazione che su questo tema l'attenzione e l'impegno della città di Torino è tutt'altro che latitante o superficiale.
Grazie Assessore, prego Capogruppo Bertola, a lei la parola per la replica. Grazie Presidente, grazie anche all'Assessore per la risposta, ma noi abbiamo sollevato di nuovo questa questione perché veramente io rispetto tutte ovviamente le prescrizioni comunali, nazionali, regionali, ministeriali eccetera che lei ha esposto fin qui, però sembra veramente incredibile che non ci sia modo di realizzare dopo 4 anni uno straccio di area cani nel centro cittadino, considerando che anche i cittadini del centro come tutti gli altri abitanti di Torino hanno il diritto di tenere un cane e ce ne sono una quantità notevole. E uno che abiti tra Piazza Statuto, Piazza Castello e Porta Nuova, francamente non si capisce come potrebbe fare a portare tutti i giorni, magari 2 o 3 volte, il cane a fare i suoi bisogni e a correre come anche a necessità per stare bene in Corso Moncalieri piuttosto che alla Clessidra oppure in altre zone, dato che tutte le aree cani che l'amministrazione meritevolmente continua a costruire sono tutte in periferia, dove capisco che sia più facile magari in occasione di nuove costruzioni, trasformazioni, trovare le risorse, eccetera. Però almeno una nel centro cittadino in qualche modo bisogna riuscire a farla. Perché sennò poi succede che all'italiana ovviamente il padrone di cane si arrangia, quindi va nei giardinetti esistenti cercando di non farsi beccare, tacitamente l'area delle Porte Palatine, che fino a un anno fa era stata indicata come quella probabile per costruire eccetera eccetera, viene utilizzata come area cani e è vero, probabilmente non c'è il punto, non so, forse il punto acqua c'è, non c'è l'ombra, non so, probabilmente manca qualcuno di quei requisiti della cosa ministeriale, però di fatto è l'area migliore che c'è nella zona, è stata utilizzata tranquillamente finché a un certo punto arrivano i vigili e non fanno un po' di cassa multando tutti quelli che vanno lì a portare il cane per mancanza di alternative. Allora i cittadini si sentono anche un po' presi in giro dall'amministrazione, perché se l'amministrazione nel suo complesso, poi perché il cittadino non è che fa distinzione tra il comune e il ministero, non fornisce l'alternativa, fa un regolamento che obbliga i cittadini a far sgambare i cani e portarli 2 volte al giorno a correre, però non gli dà l'area cani e gli fa il multa perché non c'è l'area cani, allora il cittadino si sente preso in giro pesantemente. Per cui io chiederei questo sforzo all'amministrazione di riuscire a trovare almeno un angolo in centro cittadino che rispetti tutti i requisiti e si possa utilizzare. Per dire un altro che mi viene in mente, c'è il giardino interno alla sede dell'anagrafe e della consolata, probabilmente un angolo di quel giardino potrebbe anche essere recintato, utilizzato come aracani, per dire un altro, cioè non, il giardino della cittadella forse da qualche parte ci può essere, non lo so, cioè io penso che in tutto il centro, per quanto non ci siano ovviamente moltissime aree verdi nel centro, si possa trovare un angolo che sia adatto rispetto a questi requisiti e si riesca a fare magari anche a sistemare senza una spesa impossibile, visto che comunque è vero che i soldi non li abbiamo, ma insomma un po' di soldi in realtà ci sono, insomma, non è che un aracani costi 1 milione di euro, insomma, per cui credo che una recinzione, magari la fontanella, eccetera, magari si trova addirittura un'area dove la fontanella c'è già, sia comunque una spesa sostenibile, almeno per risolvere il problema del centro, in qualche modo, parzialmente, e dare perlomeno la possibilità ai padroni di cani del centro, finalmente, di gestire il proprio cane e il benessere del proprio cane, rispettando tutti i regolamenti. Grazie.